pronti, partenza via! Apre il nuovo anno scolastico. SVT in tutto il Vicentino nei giorni lavorativi mette in campo 3.400 corse quotidiane a vantaggio di 20.000 studenti. Sono stati focalizzati gli obiettivi in base all'evoluzione della scuola, che vede sempre più istituti aderire al modello dei 5 giorni di lezione a settimana, per cui quest'anno solo un terzo degli studenti sarà sui banchi il sabato. È stato invece necessario potenziare le corse pomeridiane, 4 in più quelle extraurbane, 5 quelle urbane a Vicenza, 3 a Bassano. Grazie all'ascolto delle esigenze di chi usa le corriere nel Vicentino, sono scaturite diverse novità. Ampliati gli spazi di fermata per una salita e una discesa più sicura a Noventa Vicentina, sistemate alcune coincidenze mancanti e tarati gli orari di arrivo in alcuni istituti scolastici. A Camisano, a Cogollo, a Chiampo e a Lonigo sono stati aperti nuovi depositi e aree di sosta degli autobus per ottimizzare le corse di trasferimento per l'inizio e la fine del servizio. Ma la grande sfida è far fronte alla carenza di autisti, una specializzazione che è ricercata non solo a Vicenza e in Veneto, ma in tutta Italia. SVT dal 2022 a oggi ha pubblicato ben 11 bandi di selezione per il personale di guida, con una disponibilità dell'azienda a finanziare il conseguimento della patente per i nuovi assunti. Ma nonostante le continue ricerche, le difficoltà a reperire autisti purtroppo continua. Per questo sono stati proposti incentivi per gli attuali autisti SVT che si renderanno disponibili a effettuare turni straordinari. Il contesto in cui è avvenuta questa rimodulazione di orari e questa risistemazione delle linee del pomeriggio durante la settimana ha chiesto un ulteriore sforzo in più alla società anche nel reperimento di autisti e di linee nuove, appunto, per far fronte a queste esigenze. È un periodo transitorio che stiamo affrontando attraverso sia dei subappalti che chiedendo la collaborazione al personale di SVT per far fronte a questa temporanea, diciamo, sovrarichiesta di alcuni orari concentrati in orari in cui prima non c'erano dei servizi, e che comunque all'interno di un contesto nel quale effettivamente esiste un problema di mercato del lavoro e di reperibilità di manodopera, ma soprattutto di autisti di autobus.